Il Museo di Fotografia Contemporanea dedica una mostra a Gabriele Basilico, grande artista e grande amico del museo. Conserviamo nelle nostre collezioni quasi 1000 fotografie di Basilico, appartenenti a fondi fotografici diversi e in parte donate da lui stesso nel tempo. La mostra inizia con le fotografie degli esordi, presentando immagini anche rare che molti non hanno visto, specialmente il Basilico sociale, il Basilico che parte dal reportage per sviluppare la sua indagine sul mondo intorno a lui. Abbiamo delle cose preziose come le prime fotografie realizzate a Glasgow nel 69, abbiamo le prime indagini sulla città che lo portano di lì a breve a passare decisamente alla fotografia di paesaggio e di architettura, di cui è diventato uno dei maestri indiscussi. Nuclei importanti di fotografie sono quelli di Milano Ritratti di Fabbriche, la ricerca di fine anni 70 con la quale Basilico stabilisce il suo metodo documentario che non avrebbe mai più abbandonato, quindi una visione molto oggettiva, tra virgolette, molto seria, che guarda all'ambiente della città, guarda le fabbriche come luoghi che esprimono l'identità stessa di Milano. Abbiamo importanti fotografie delle ricerche condotte nel nord della Francia durante le campagne della Mission Photographique della Dakar a metà anni 80. Abbiamo una serie di fotografie di città europee che ha indagato durante il suo lavoro, sviluppando via via un modo sempre più articolato e complesso di guardare all'organismo città. Abbiamo ricerche svolte a Milano alla fine degli anni 90 e naturalmente un nutrito gruppo di fotografie che riguardano Archivio dello Spazio, il progetto promosso dalla provincia di Milano fra anni 80 e 90, al quale Basilico ha dato un enorme contributo e che poi ha costituito il punto di partenza per il progetto stesso del nostro museo. Basilico è stato un grandissimo lettore della complessità del paesaggio urbano, del paesaggio industrializzato e deindustrializzato. Ha costruito un'enorme narrazione potente che sicuramente diventerà riferimento per tutti quelli che vorranno capire quali trasformazioni ha vissuto il mondo contemporaneo nel passaggio dal secolo scorso al nuovo secolo. E ha fatto questo mantenendo fede al suo stile documentario, unendo però sempre una visione anche molto umana, talvolta anche sentimentale, che rappresenta in sostanza una ricerca della presenza dell'uomo anche nei luoghi vuoti, nei luoghi anche abbandonati, anche mediocri, che costituiscono l'ambiente in cui viviamo.